L'Istituto di Scienze Algologiche, ISAL, è l'associazione più antica d'Europa per la lotta al dolore. Ne abbiamo parlato insieme al professor William Raffaeli, presidente della Fondazione ISAL, in occasione della 7ª edizione del congresso SIMPAR che si svolge a Roma quest'anno. Allora, professor Raffaeli, quali sono le campagne che sta portando avanti in questo momento ISAL? Beh, ISAL è tornata anche un po' alla sua natura tradizionale in alcuni versi, perché ISAL nasce come Istituto di Ricerca e Formazione e l'Istituto di Ricerca e Formazione ha avuto il primo punto di forza nel creare la rete, diciamo, dei medici competenti e esperti per gestire i centri di terapia del dolore. Quest'anno da maggio partirà un nuovo modello di formazione sull'uso corretto dei farmaci della categoria opioide e cannabinoide. Riteniamo che sia tempo che si creino due diverse costruzioni culturali, una che afferisca a un primo livello dei medici di medicina generale, dei medici internisti, di tutta la rete che acquisisce quotidianamente pazienti con dolore. L'altra è una rete specialistica che sappia evitare quello che è successo negli Stati Uniti, di far diventare un farmaco un dramma. Allora, l'oppio è una necessità che non può diventare una disperato condizione di abuso e dipendenza. I cannabinoidi, che saranno una nuova linea di terapia, non possono diventare una misericordia del passato, dove ognuno sperava nella cannabis come un elemento della propria fuga dalla vita. Quindi questi saranno i due nuovi programmi di formazione che faremo. Mentre invece l'area un po' più, diciamo, friabile, perché non ha mai trovato una consistenza profonda, perché l'Italia non ha questa natura di amare la ricerca, ecco, questa rete l'abbiamo estesa nel mondo, l'abbiamo chiamata Cervelli in Rete, per cui un collaboratore sostenuto dalla Borsa di Studio di ISAL lavora a Uppsala, in un centro di neurofisiologia, per la ricerca sull'animale adatto a studiare il dolore. Noi non abbiamo dei modelli animali molto precisi, per cui abbiamo messo in moto questa ricerca fra Roma, al San Raffaele Pisana e a Università 3, dove lavora la Valentina Malafoglia, che è l'altra nostra collaboratrice, e Uppsala, dove lavora Vanni Caruso, che stanno studiando due modelli, uno sullo zebrafis, l'altro sul sistema GABAergico nei know-how dei topolini. Tra l'altro, professore, proprio Vanni ieri ha vinto uno dei premi per i giovani della Young Against Pain. Siamo stati felici e pensiamo che sia quella gioventù che fa risplendere l'identità italiana nel mondo. E ce ne sono molti: Antonello Bonci, che è un caro amico della Fondazione, a cui siamo veramente grati per l'amicizia che ci dona. La Fondazione è molto attiva anche nel creare nuclei e associazioni tra altre realtà, quindi altre associazioni presenti sul territorio. Ecco, in merito a questo cosa ci può dire? Beh, noi nel 2009 abbiamo lanciato Milano progetto 100 città contro il dolore, che era un antico sioma della mia gioventù, 100 città, 100 fiori che dovevano nascere. Probabilmente non sono mai nati, ma questa è nata. È una campagna di sensibilizzazione della popolazione. Perché dobbiamo sensibilizzare? Uno mi potrebbe dire, ma come uno con il dolore ha bisogno di essere sensibilizzato? Sì, perché il dolore è una natura così ambigua, in cui ognuno cerca il luogo, l'osso, il muscolo, da portare a vedere allo specialista dell'osso e del muscolo, e non capisce che sta portando la sua malattia in un luogo che non sarà mai curato. Quindi la campagna serve per dire alla gente: sappiate che oggi in Italia c'è una rete per la cura del vostro dolore. La cura del vostro dolore deve incontrarsi con i centri di terapia del dolore, e il dolore non va sopportato. Per dirlo, sediamo come tutte le altre società in piazza per raccontare alla gente che noi ci siamo, e loro lo devono sapere.